troviamo a Melendugno, nel sito di stoccaggio temporaneo degli ulivi di TAP, sotto il cosiddetto canopy. Qui sono stoccati gli ulivi che sono stati spiantati nella primavera 2017. Precedentemente all'espianto si è provveduto a installare i cassoni e a disporre la base di terreno vegetale. Non appena gli alberi sono stati impiantati, si è provveduto a monitorarli con il supporto di un esperto agronomo. Inizialmente le cure culturali erano generalizzate su tutte le piante. Mano a mano che la situazione evolveva, ci si è concentrati su specifiche piante che necessitavano di cure dedicate. Attualmente le piante godono di ottima salute, a dimostrazione della corretta gestione effettuata dai tecnici di TAP. In applicazione della procedura prevista dal decreto Xylella, gli alberi sono stati incappucciati per separarli dall'ambiente circostante durante il trasporto. Una volta arrivati al sito di stoccaggio temporaneo, si è provveduto a costruire la cosiddetta struttura canopy, che serve a mantenere la separazione dall'ambiente circostante ed in particolare evitare l'accesso dell'insetto chiamato sputacchina, che è l'insetto vettore del batterio Xylella fastidiosa. All'interno del canopy sono installate delle trappole antinsetto che fungono da esca per eventuali insetti dovessero entrare. Ovviamente non sono previsti insetti all'interno del canopy, ma a noi servono come indicatore per valutare l'efficacia della struttura stessa. La struttura, pur apparendo molto semplice, è un'opera ingegneristica di una certa rilevanza. Infatti non sono previsti plinti in cemento, si tratta solo di pali infissi nel terreno e una tensostruttura opportunamente dimensionata. La struttura è dotata di anticamera con doppio accesso al fine di garantire l'isolamento dall'ambiente circostante durante le entrate e le uscite del personale dei mezzi. Al fine di preservare al meglio gli ulivi custoditi in questo sito di stoccaggio temporaneo, ci si avvale fondamentalmente di esperienza tecnica locale, in particolare un pool di botanici e agronomi dell'Università del Salento e di una ditta sempre locale specializzata nella gestione degli ulivi. Prima dell'espianto tutte le piante sono state catalogate a mezzo fotografia e sono state etichettate e georeferenziate. Una volta portate nel canopy hanno mantenuto l'etichetta e sono state georeferenziate anche nella posizione temporanea. Una volta ultimati i lavori, le piante saranno ricollocate con lo stesso orientamento, esattamente nella stessa posizione originaria. Saranno seguite da esperti locali del settore in applicazione del piano di monitoraggio quinquennale predisposto da TAP.